Questa volta vorrei mostrarti come combinare risorse educative aperte con licenze diverse e a cosa devi prestare attenzione quando lo fai. Sto creando una presentazione per questo. Ho trovato uno schizzo adatto e una bella illustrazione. E anche un ottimo breve estratto. È tutto sotto licenze aperte. Ci mettiamo al lavoro e aggiungiamo il testo, aggiungiamo lo schizzo e all'inizio incorporiamo l'illustrazione. Poi ci chiediamo che licenza abbia il nostro nuovo materiale didattico, perché gli oggetti originali avevano diverse. Patenti CC. L'illustrazione era sotto CC0. Lo schizzo è sotto CCBI. E il testo da Wikipedia è sotto CCBISA. La soluzione non è affatto difficile. La licenza con il maggior numero di specifiche qui è CCBISA. Lei è la più severa. In ogni caso dobbiamo orientarci su di essa. Ciò significa che dobbiamo utilizzare questa licenza, cioè CCBISA, per la nostra presentazione e ovviamente fornire anche tutte le altre informazioni. Affinché possiate ricordare tutto meglio, è stata sviluppata la cosiddetta regola del cupcake. Qui nella foto potete vedere un cupcake composto da diversi componenti. L'involucro di carta verde ha la licenza CC0. La crema all'arancia ha la licenza CCBIS a 4,0 International. E le palline rosse hanno la licenza CCBI 4,0 International. Ciò significa che l'intero cupcake deve avere la licenza CCBIS a 4,0, perché questa è la licenza che stabilisce il maggior numero di requisiti. E la regola del cupcake? Sì, dice che non puoi permettere agli altri di fare più di quanto ti è stato permesso di fare a te stesso. È semplice. Se si vogliono utilizzare licenze CC diverse da quelle che ho presentato come aperte, le cose diventano presto ancora più complicate. Molte combinazioni poi non sono più possibili. Quindi, se si vuole che le proprie risorse siano utilizzate da altri, possono essere utilizzati molto facilmente, conviene scegliere la licenza CC0 o CCBI. L'esperienza dimostra che i materiali didattici si possono utilizzare bene, soprattutto se si utilizzano queste due licenze. E noi vogliamo che la nostra materiali da utilizzare e accessibili.